Il Brindisi vince ancora, espugna il campo del Bisceglie e fa un altro passo in avanti verso la corsa salvezza della formazione bianco-azzurra. E giovedì, domani, nel turno infrasettimanale, ospiterà allo stadio Fanuzzi la Casertana. Cristina, ben ritrovata, un'altra puntata speciale. Certo, ciao Davide, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Hai esordito dicendo il Brindisi vince ancora e non deve fermarsi, perché l'obiettivo realmente aritmeticamente non è stato raggiunto, per cui se il Brindisi corre, corrono anche le altre, anche se ci sono tanti scontri diretti, ma non vogliamo anticipare nulla, giusto? Sì, abbiamo tanto da parlare. C'è tanto da dire, perché ovviamente ci sono le gare che si sono disputate, le gare che si recupereranno, le gare che non si disputeranno domani, per non farci mancare non nulla. Non si gioca il match del Bisceglie con il San Giorgio. Sì, San Giorgio e Bisceglie, che è un altro scontro salvezza importante, vedremo se riuscirà la federazione a metterlo già nei recuperi che sono previsti tra appunto la fine di aprile e l'inizio di maggio. In realtà maggio. C'è già un'indiscrezione, aspettiamo l'ufficialità su questo recupero, dovrebbe essere recuperato questo match il 1° maggio. Sì, perché quindi l'ultima data utile, il 27 aprile e l'1 maggio sono le finestre date della federazione per poi permettere l'ultima parte del campionato con tutte le formazioni al pari con le gare disputate. Abbiamo un collegamento speciale anche questo, perché ritroviamo con grandissimo piacere, io personalmente l'ho avuto modo di fare domenica proprio a Bisceglie con l'ex tecnico del Brindisi, ma attuale tecnico del Corato, Massimiliano Olivieri. Ben ritrovato, mister. Buonasera a tutti, Cristina, a te Davide. Buonasera. Mister, oggi il Barletta ha battuto il Locri 3-0, cioè quindi speranza? Beh sì, sicuramente c'è speranza, siamo purtroppo legati al destino del Barletta sì. E quindi ci ha fatto veramente felici oggi, però ovviamente dobbiamo aspettare la semifinale ed eventualmente la finale, ma noi comunque continueremo a allenarci affinché questo playoff lo possiamo disputare. Certo. E fra poco parleremo anche di questo, anche per fare il punto su questo campionato che guardiamo sempre con grande attenzione. Ma facciamo un passo indietro, andiamo proprio a domenica e riviviamo nelle immagini del nostro servizio proprio quello che è successo al Ventura di Bisceglie. Ancora un successo per il Brindisi, che vince in trasferta sul campo del Bisceglie per 2-0 grazie alle reti di Menezes e Bagé nel primo tempo e che conquista 3 punti fondamentali in ottica salvezza, mettendo in difficoltà la formazione avversaria con il Bisceglie che dopo la sconfitta con il Matino, senza questo risultato positivo, adesso rischia seriamente la retrocessione diretta. Al 5° minuto passa già in vantaggio il Brindisi con un inserimento di Bagé che entra dentro l'area di rigore e trova la deviazione del numero 1 di casa sulla ribattuta. Il più rapido di tutti è Menezes a depositare la sfera in rete. Il Bisceglie prova a reagire, ma ancora il Brindisi ad essere pericoloso su calcio di punizione. Galdian che calcia la sfera di poco sul fondo al 32esimo. Al 39esimo poi arriva invece il raddoppio biancazzurro. Calcio d'angolo di Triarico, deviazione di testa di Bagé che vale il raddoppio brindisino. Nel secondo tempo il Bisceglie scende in campo con un atteggiamento diverso, prova a insistere al 5° con Isco per provare a riaprire le sorti dell'incontro, ma il suo tiro è impreciso e termina sul fondo. Al 10° rete annullata, padrone di casa, calcio d'angolo lungo, ancora Isco di testa a metterla al centro con la deviazione vincente, ma la sfera nella deviazione ha superato la linea di fondo e quindi il direttore di gara annulla la rete e fa riprendere con una rimessa in favore della formazione brindisina. Al 31esimo ci prova anche Acosta, il suo tentativo aereo è bloccato però senza problemi da Cavalli. Tanto nervosismo nel finale, al 33esimo espulsione di Rubino per il Bisceglie che riduce al lumicino le speranze della formazione di casa. Il Brindisi gestisce senza particolari difficoltà, da segnalare solo al 95esimo l'espulsione per Rekic per farlo volontario in ripartenza. Il Brindisi conquista altri 3 punti. Il Bisceglie è sempre più in crisi.
E la crisi che poi ha portato anche al nuovo esonero di mister Ruffini. Chiedo ovviamente subito a Massimiliano Olivieri un suo commento su questa gara. Era la gara che ti aspettavi o ti aspettavi qualcosa di diverso, soprattutto magari dal Biceglie? Sì, io mi aspettavo qualcosa di più dal Biceglie, sinceramente, perché era in casa e quindi era l'occasione per di uno scontro diretto importante. Il Brindisi ha fatto una buona gara, ha fatto una gara ordinata, al primo tempo ha avuto anche più di un'occasione per portarsi anche sul 3-0, poi il secondo tempo ha gestito, forse la situazione di Rekic la poteva gestire meglio il ragazzo perché ha fatto un'ingenuità, però tutto sommato ho visto un Brindisi veramente buono, ottimo, tutti al posto giusto, veramente una buona squadra, diversa da quella sicuramente che abbiamo visto all'inizio, e in tempi non sospetti comunque anche la trasmissione che Cristina mi ha invitato, io dicevo che comunque con l'avvento di Dionisio le cose sarebbero cambiate in bene. Assolutamente. E l'impressione invece su questo campionato, mister, come abbiamo detto più volte, è un campionato particolare, 20 squadre, molto impegnativo, infatti abbiamo visto la quota salvezza che si è alzata notevolmente. Che impressione hai avuto fino a questo momento? Beh, parlando della parte alta, io non avevo dubbi del Cerignola, perché è la squadra che è stata sempre più coerente, più come dire, nei risultati. E io poi l'ho vista un paio di volte, l'ho vista ad Altamura, una squadra molto cinica, una squadra molto diciamo fisica, ben organizzata, ha avuto qualche battuta d'arresto, però comunque non perde da tanto tempo ed è la squadra più coerente, come ho detto prima. Il Bitondo mi ha deluso sinceramente, perché pensavo potesse essere l'antagonista principale del Cerignola. Poi c'è stato il Francavilla che è partito con un progetto ed è comunque si è ritrovata lì, giustamente sta facendo un campionato di tutto rispetto, quindi questo è il campionato, ecco, il Gravina che ha fatto bene. Nella parte bassa devo dire che il Brindisi sarebbe prima in classifica se il campionato fosse iniziato il girone di ritorno. Certo. È vero, questo è un dato importante, lo pensavo proprio ieri mentre ci apprestavamo a scrivere i nostri pezzi soliti e mi passava tra le mani questa classifica del girone di ritorno e Brindisi sarebbe primo, ha ragione. Peccato però primo, che non... Sì, ho un punto in più del Cerignola. Esatto, però non si vince così il campionato e bisogna ovviamente... Ma diceva Totò, è la somma che fa il totale. Diceva Totò e aveva ragione e quindi credo che adesso bisogna al più presto pensare a trovare questa quota salvezza, che come dicevamo si è maledettamente alzata, perché sì, il Brindisi ha 40 punti, diciamo che in un'altra situazione un mister, paio di punti. Correggimi se sbaglio, un paio di punti, un'altra vittoria sarebbe magari anche bastata per la permanenza, invece devi sempre guardarti le spalle e continuare a correre. È vero, penso che si dovrà arrivare a 47 punti / 48 per essere diciamo sicurissimi, anche perché anche nella vittoria di domenica la Marilianese ha vinto sul campo della Casertana, quindi ci sono stati altri risultati. Il Matino che ha dato filo da torcere, che purtroppo non ha portato a casa un risultato positivo, quindi è un campionato veramente difficile, e se il Brindisi non avesse fatto questo filotto veramente avrebbe avuto difficoltà, però credo che la squadra è sulla strada giusta, la squadra è una squadra solida, è una squadra che non si inventa nulla, e io credo che al più presto si possa mettere la parola fine a questo campionato per il Brindisi, a salvarsi direttamente. E noi andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del tecnico del Brindisi, Nello Di Costanzo, al termine della partita. Con lui si è analizzata la gara, ma come sempre l'attenzione del tecnico biancazzurro è oltre e soprattutto a predicare il giusto entusiasmo, ma la giusta calma, perché come dicevamo prima servono ancora altri punti. Mi ricorda tanto un'altra persona. Presente. Presente. Ascoltiamo. Una vittoria sicuramente pesante, importante e soprattutto positivo l'atteggiamento iniziale del Brindisi. Si poteva aspettare ovviamente un Biceglie che doveva essere arrembante per i tre punti, invece è stato il Brindisi ad avere l'approccio verso la vittoria già dalle prime battute. Devo dire che siamo stati avvantaggiati nel primo tempo dal vento, perché
ce l'avevamo a favore, quindi per noi era più semplice ripartire, aggredirli. Tant'è vero che poi il secondo tempo, cambiando campo, loro hanno avuto più possesso palla, più hanno cercato di portare il baricentro in avanti, quindi la partita è stata molto condizionata dal vento. Certo, dal primo minuto la squadra ha saputo comunque tenere bene palla, ripartire, abbiamo trovato il gol, non ci siamo mai esposti a un contropiede, insomma abbiamo fatto le cose per bene da squadra. Il secondo tempo sapevamo che ci sarebbe stato un ritorno del Bisceglie, abbiamo mantenuto bene compatte le righe, insomma, e alla fine è andata così. Però di fronte abbiamo trovato una squadra diciamo che stava un po' in difficoltà, che ci ha provato fino alla fine. Devo dire che siamo stati molto molto attenti. Dispiace solo per l'espulsione, per quanto ci riguarda, nel finale di Rekik, che è un po', ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca, perché magari c'era un'ammonizione e basta, ma insomma, comunque siamo molto contenti, stiamo proseguendo questo percorso. Oggi è stata una tappa molto importante, ma c'è ancora molto da fare. Sicuramente le prossime due gare in particolare saranno fondamentali perché poi con i recuperi si traccerà una linea verso le ultime gare e lì deve arrivare il Brindisi pronto nel miglior modo possibile e questi 3 punti sono uno dei migliori modi. Diciamo che la partita fondamentale, molto importante, era quella di oggi, perché gli scontri diretti, sapete, mettono a disposizione i punti che valgono doppio. Giovedì abbiamo la Casertana, certamente è un'altra occasione per fare risultato e portarci ancora più avanti, però devo dire che oggi era la partita dove cercavamo, insomma, questo grosso risultato, perché naturalmente ci consente di tenere una diretta concorrente a distanza, e adesso ci godiamo questa vittoria. Poi giovedì ci pensiamo, anzi da domani ci pensiamo alla Casertana, pensiamo così domenica per domenica, o meglio la prossima giovedì per giovedì in questo caso. Ma io faccio i complimenti anche a quei tifosi che oggi sono venuti a sostenerci, a sostenere la squadra, sono stati encomiabili dall'inizio alla fine. Li ringrazio e spero che giovedì ci sia un grande pubblico a Brindisi, perché noi stiamo vincendo tante partite, ma tante, e tuttavia siamo ancora in mezzo ai guai, cioè non c'è niente oramai di scontato. Come dicevo in pre-partita, nella conferenza stampa pre-partita, se fossimo stati negli altri gironi, noi con questi punti che abbiamo accumulato, soprattutto nelle ultime giornate, saremmo già salvi. E invece nel girone H, niente, siamo ancora lì nel gruppone, vincono anche le altre concorrenti, magari una vince, una perde, ma comunque hanno partite da recuperare, diverse formazioni. Abbiamo bisogno del nostro pubblico e spero che giovedì ce ne sia tanto per sostenere questa squadra, perché incontriamo la Casertana, dove all'andata abbiamo vinto, ma poi si è ripresa. Oggi mi sembra che non abbia fatto risultato, ma incontriamo un organico molto importante, abbiamo bisogno del nostro pubblico. Queste le dichiarazioni di mister Di Costanzo. Chiedo un commento proprio a Massimiliano Olivieri, credo soprattutto sull'ultima parte, no, di questa analisi in cui si guarda la classifica, si guarda appunto alle prospettive delle prossime gare. No, ma lui fa bene a fare il pompiere perché magari poi il troppo entusiasmo ti può portare a non essere concentrato nella prossima gara e magari a farti essere un po' presuntuoso. Fa bene perché i giochi non sono chiusi, vincono, però c'è un dato di fatto che comunque il Brindisi è diventato una squadra solida. Non sono tanto d'accordo con la sua analisi all'inizio, il fatto del vento. Io credo che abbia più meriti il Brindisi perché comunque il primo tempo ha tenuto palla nonostante anche il vento a favore, non ha lanciato, diciamo, palloni in aria, ha sempre tenuto un gioco basso, ha sempre cercato di sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori e non a caso hanno fatto gol su ripartenze ma non su palla lunga. Quindi qua, diciamo, devo apostrofare un po' l'umiltà che ha Mister Di Costanzo da questo punto di vista, ecco.
Davvero tanta in realtà, dobbiamo dire, forse esageratamente umile, tra l'altro anche un po' vanitoso, perché quella luce in faccia, e la svegliamo, gli serve per non far vedere qualche rughetta. Sarà contento che l'hai detto, il l'ho mister. L'ho detto, mister, non ce n'ha rughe, tranquillo, è un bell'uomo, come un bell'uomo mister Olivieri. A Brindisi abbiamo avuto sempre begli uomini come tecnici, dobbiamo proprio... No, non penso che lo stai chiedendo a me. No, che c'entri tu, è un mio apprezzamento agli allenatori del Brindisi. Vedi Oliveri, vedi Di Costanzo, cioè voglio dire, no, scherzi a parte bravi, belli anche bravi, ecco. Mister, oltre a questo complimento di bellezza che ti sei preso, no, però ti volevo anche chiedere, no, mister Di Costanzo parlava del pubblico, della necessità di ritrovare una presenza importante, tu nonostante hai vissuto una categoria diversa da quella nella quale il Brindisi sta giocando, hai vissuto il bello del grande pubblico, del grande entusiasmo, delle presenze numerose sugli spalti, e quanto poi conta quel momento in cui tu le avevi, adesso anche queste difficoltà, nonostante i risultati, a poter sbloccare anche tanta gente a tornare al Fanuzzi? Beh, se ricordi bene, quando sono arrivato di pubblico ce n'era ben poco, certo. Poi è stato il lavoro fatto e la credibilità che abbiamo dovuto dare giorno dopo giorno al pubblico affinché si avvicinasse allo stadio, ed è stato difficile. Io l'apoteosi secondo me l'ho raggiunta, a parte la finale contro l'Agropoli in casa, ma anche la prima di Coppa Italia in Serie D contro il Foggia, sì, certo. Lì mi sono sentito veramente allenatore del Brindisi con 5.000 persone che urlavano e che incitavano la propria squadra. Quindi io credo che mi rivedo un po' in Di Costanzo, che sta cercando con tutto il suo diciamo sapere di far avvicinare, con i risultati, di far avvicinare il pubblico brindisino, che è difficile da riportare al campo. Però con questo cammino, con questo trend, io credo che alla fine ci riuscirà, come ci sono riuscito io insieme al direttore Dionisio e tutta la squadra. Tra l'altro qualche giorno fa, Davide, devi sapere, mister, devi sapere che un tifoso del Brindisi mi ha girato su Messenger una cosa, un video dove c'eravamo io e te, tu che piangevi perché il Brindisi era stato promosso in Serie D e io che ti inseguivo perché volevo farti continuare a parlare e tu non riuscivi più a parlare perché eri troppo commosso, giustamente. Allora, queste immagini... L'ha vista anche il mister. Le ha viste anche il mister. Ne abbiamo parlato in questi giorni, che si era rivisto appunto quelle ecco, immagini. Mister, allora la questione è che effettivamente questa è, deve essere un'immagine sprono ovviamente, certo, a quello che adesso in questo momento serve a questo Brindisi. Quell'anno in pochissimi avrebbero scommesso la promozione della Brindisi in Serie D con Olivieri. La prima sono stata io ad attaccarlo quando è arrivato il primo giorno, non lo dimenticherò mai, dopo qualche settimana mi fece rimanere in onda, io non sapevo più che dire, aveva ragione. Quindi il calcio è questo, certo. Il calcio è fatto di fiducia nelle persone, squadra, tecnico, e serve assolutamente il pubblico, perché come diceva Olivieri, nel momento in cui in quell'eccellenza è arrivato il pubblico c'è stata quella marcia in più, sembra una frase fatta ma non è così, mister. Quella marcia in più c'è, è una spinta una importante, carica, un entusiasmo. Mentalmente, certo. Io non dimenticherò mai la finale in casa con l'Agropoli, ero a bordo campo, Davide sì. Lo ricorderà sicuramente. Guardavo Olivieri che era una maschera, ed è giusto che sia così perché ci sono 90 minuti intensi da giocare. E il Brindisi in questo momento ha bisogno del pubblico, l'abbiamo ripetuto, è proprio già a partire da domani, questo giovedì santo, insomma, iniziamo ad aprire queste uova di Pasqua biancazzurre, tra l'altro, però bisogna essere allo stadio. Io credo che sia giusto. Anche perché Cristina, il pubblico di Brindisi è un grande pubblico, certo. Lo ha dimostrato, certo. È un grande tifo e io sono stato orgoglioso di essere, come dire, acclamato anche da loro, quindi me lo porterò sempre nel mio cuore, non dimenticherò mai questo. Quindi io credo che con il lavoro dello staff, quindi anche di Dionisio, io credo che alla fine ci riusciranno e vedrete che l'ultima giornata, quando io... tocchiamo, facciamo gli scongiuri, quando il Brindisi sarà salvo, sarà un'apoteosi, io ne sono sicuro.
Ecco, mister, ti volevo chiedere anche un giudizio su un giocatore che fra poco sentiremo, che è tra virgolette esploso in Certo. queste settimane, che è Meneses, questo attaccante colombiano che ha fatto tanto bene, soprattutto in trasferta e nelle ultime settimane. A te che impressione ha dato? Io l'ho visto già l'anno scorso col Sì, Matino, è vero. Meneses, anche all'inizio, perché anche all'inizio stagione Sì, l'ho sì. visto. È un buon giocatore, si dà tanto da fare, ha una sana incoscienza, nel senso che non pensa a nulla, cerca di mettersi a disposizione e comunque il suo lavoro lo sta premiando. Però alcuni giovani sono molto interessanti, anche altri giovani del Brindisi, che veramente mi hanno fatto una buona impressione. Su tutti, il difensore centrale Esposito, che veramente domenica aveva quella, come dire, quella pacatezza, come dire, non trovo l'aggettivo, di un giocatore affermato, quindi quella personalità, ecco, la personalità mi ha impressionato. Spero che continui a fare bene, come sta facendo. Tenendo conto che è un under, che è anche un giocatore che nasce centrocampista e che proprio quest'anno si è adattato da difensore centrale facendo molto bene. Andiamo ad ascoltare proprio Meneses nelle dichiarazioni dopo partita e poi rientreremo anche con un ospite in più in studio. Ascoltiamo Meneses. Ancora un gol fuori casa, un gol importante, ci stai prendendo gusto adesso. Grazie, grazie. Sì, dai, è un lavoro di squadra e niente, contento più che altro per il risultato. Un gol importante perché sbloccare la gara subito nei primi minuti vi ha permesso poi di riuscire anche a gestirla. Sì, bravo. E per fortuna abbiamo avuto il tempo a favore, il primo tempo, e dovevamo andare, dovevamo martellare e per fortuna lo abbiamo trovato presto, no, il gol, che ovviamente poi ci porta un po' di tranquillità per gestire un po' diverso la partita. 3 punti importanti, la quota salvezza probabilmente sarà alta quest'anno, quindi ci saranno ancora da fare degli altri punti, però è un passo importante quello di oggi. Sì, un passo importante perché era una diretta concorrente, no? Ma se tu vai a vedere gli altri risultati, alla fine ovviamente noi pensiamo a noi, ma siamo sempre lì, quindi dobbiamo alzare la testa, abbassare la testa e pedalare ancora perché manca. Queste le parole di Sebastias Meneses, e intanto come potete vedere abbiamo aggiunto un nuovo ospite, questa volta ci è venuto a trovare in studio, l'altra volta l'abbiamo fatto a distanza tramite Skype, il neo vicepresidente del Brindisi, Damiano Possessore, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, io intanto volevo riconvolgere Mister Olivieri, perché poi lo liberiamo giustamente anche per lui, per chiedergli un commento sulla prossima gara del Brindisi, quella con la Casertana. Una gara particolare, no? Dicevi prima in apertura questa Casertana che ha perso in casa con la Marignanese proprio domenica, però che sulla carta può ancora puntare in un piazzamento playoff. Tu cosa ti aspetti da questa partita? Beh, mi aspetto sicuramente grande rispetto per la Casertana, anche se ha perso domenica in casa, anche perché è una squadra di tutto rispetto, una squadra Certo. forte nei singoli, magari nell'organizzazione lo è di meno, però c'ha tanti giocatori importanti e quindi il Brindisi la deve affrontare come affrontasse una diretta concorrente. Perché per il Brindisi fare 3 punti contro la Casertana significherebbe mettere una grande ipoteca sulla salvezza con qualche giornata di anticipo. Quindi sono sicuro che l'affronterà nel giusto modo e che anche il pareggio non sarà come risultato. Ecco, mister, prima di liberarti, torno al tuo corato, l'abbiamo detto in apertura, ci sarà probabilmente, da quello che si vocifera, vediamo se magari anche tu hai qualche informazione in più, che ci potrebbe essere a breve lo spareggio appunto con il Sava, dove hai anche qualche giocatore che conosci bene, appunto tuo ex Brindisi, che potrebbe giocarsi già il 24 di aprile e dare un risultato nell'immediato, nell'eventualità poi di quello che possa avvenire con il Barletta in Coppa. Questo permetterebbe di farvi giocare senza avere una sosta troppo lunga tra la fine del campionato e questo spareggio. Potrebbe comunque essere una soluzione positiva per voi, giusto?
Sì, comunque è ufficiale che comunque ci sarà lo spareggio contro il Sava ed è un'ottima squadra, una squadra che ha degli ottimi risultati e quindi è da affrontare nel migliore dei modi. È ufficiale, ovviamente sempre subiudice a quello che farà il Barletta Certo, ovviamente. nella semifinale ed eventualmente la finale. Già qualcosa. Da non fare nulla a fare qualcosa, noi ce lo prendiamo, ecco. Quindi noi nel frattempo ci stiamo allenando e quindi dovremmo solo sapere quando affrontare il Sava e nel frattempo continuare a fare il nostro dovere. Devo dire che tra gli ex giocatori c'è Procida, c'è Certo. Quarta, che sono giocatori che comunque insieme al Brindisi abbiamo vinto i playoff. E comunque volevo aprire una parentesi per Pignataro perché oggi ha fatto È una vero. tripletta e devo dire che è un giocatore che veramente in questa categoria non fa la differenza di più, meriterebbe qualcosa di più veramente, perché oggi ha fatto veramente dei gol di ottima fattura. Mi ricordo il Pignataro che avevamo noi, insomma, mi ricorda quello. Sono d'accordo E ci anch'io, uniamo anche l'ho noi a fare messo in evidenza, complimenti, sì, l'ho messo in assolutamente. evidenza proprio Per noi oggi. non è una sorpresa sicuramente, Assolutamente però no, si sta assolutamente. confermando sempre di più. Vicepresidente, pensiamoci. Vediamo, vediamo. Grazie a mister Mister. Olivieri. Grazie, grazie Cristina, grazie a tutti voi, grazie Davide e una buona Pasqua a tutti voi e a tutto il pubblico di Brindisi, a tutti Grazie, quanti. grazie Grazie mister, mister, anche a te. anche a te, anche a te. Allora, Damiano, ti abbiamo fatto rifiatare, ti abbiamo fatto Ci siamo, dai. ambientare, abbiamo parlato fino adesso ovviamente della gara con il Biceglie, fra poco ci proietteremo a quella con la Casertana, ma abbiamo anche altro di cui parlare, quindi di Pasqua, anche delle uova di Pasqua che sono Sì. state presentate proprio nei giorni scorsi, rivedremo anche il servizio, però prima di parlare di questo chiedo anche a te un commento su questa importante vittoria di Biceglie. Un Brindisi che, come dicevamo anche con il mister, ha sorpreso soprattutto nell'approccio determinato, forse l'atteggiamento che si aspettava dal Biceglie, l'abbiamo visto nel Brindisi. Dopo Sì, 5 minuti pronti via, in gol. assolutamente sì. Io ero presente a Biceglie, ho visto la partita e vi posso dire che questa è stata una delle poche partite in cui ho avuto comunque la dimostrazione di una sicurezza di squadra sicuramente migliorata. Ho visto la partita e l'ho vista senza particolari patemi, quindi posso dire che la squadra è stata quadrata, ha fatto un buon gioco, lo fa sempre, ma il risultato, soprattutto il vantaggio iniziale, ci ha sicuramente aiutato per raggiungere la vittoria. L'ho vista sicuramente sul pezzo, questo è di buon auspicio per le partite che verranno, sono fondamentali. Sicuramente le prossime due o tre partite cerchiamo di valorizzarle al massimo per raggiungere questo benedetto obiettivo. E proprio a conferma di quello che dicevi, no? L'analisi che facevamo, il Bisi è andato subito in vantaggio, ma perché Bisi ci ha provato fin da subito. Sì. Probabilmente tutti ci aspettavamo un Biceglie più determinato, un Brindisi perlomeno nelle prime fasi più attendista per far sfogare, no? L'avversario che aveva la necessità di fare il risultato, magari provando a sfruttare anche delle ripartenze e dei contropiedi. Invece è il Brindisi che fin dai primi minuti ha provato questo atteggiamento positivo e lo spirito giusto, no? Di cui parlavi. Sì, assolutamente sì, ci aspettavamo sicuramente Biceglie agguerrito, non che non lo sia stato, Però però diciamo più nel secondo tempo che nel sì, primo. più nel secondo tempo, sì, il primo tempo è stato abbastanza tranquillo nella gestione della partita da parte nostra, abbiamo visto sicuramente dei valori sul campo molto positivi da parte nostra, quindi siamo sicuramente contenti del risultato maturato, era fondamentale per noi portare a casa almeno un punto, ne abbiamo portati tre, quindi siamo ancora più soddisfatti del risultato ottenuto. Ci auguriamo di fare bene anche nella partita di domani. Dicevamo, si avvicina la Pasqua Cristina, si avvicinano anche i festeggiamenti e come hai potuto dimostrare anche tu con la tua presenza, ci sono delle uova di Pasqua speciali. Sappi che dove ci sono dolci ci sono sempre io e quindi anche in questo caso non potevo che esserci. Sì, Strano che c'è. non ci fossi io. Allora abbiamo fatto Strano una che non bella ci fossi coppia, io. insomma, va bene. Allora c'era questo uomo bianco-azzurro, rigorosamente, e Dario Stefanelli, che è responsabile marketing del Brindisi, ha detto un uovo di Pasqua che non può che essere presente sulle tavole di tutti i brindisini a partire proprio da questi giorni e domenica in primis. In realtà anche lunedì di Pasquetta, voglio dire, non
non fa male. Lo andiamo a vedere questo servizio? Andiamo a vedere questo servizio e andiamo a vedere questo uovo. Si è conclusa positivamente in casa a Brindisi la vicenda legata al ricorso presentato nei mesi scorsi dall'ex allenatore Mauro Chianese. Ancora prima dei termini di scadenza, la società del presidente Arigliano ha liquidato il tecnico con le spettanze richieste. Nessun fantasma aleggia quindi sulla società biancazzurra, tutto tranquillo. In questo momento infatti la società adriatica attraversa un buon momento sia sul campo che sul fronte societario, dove grazie anche ai risultati ora si cerca di riportare entusiasmo e risvegliare la passione solo assopita nei calorosi tifosi biancazzurri. Ed ecco spuntare l'uovo di Pasqua biancazzurro che, come afferma Dario Stefanelli, responsabile marketing del Brindisi, non dovrà assolutamente mancare sulle tavole dei tifosi brindisini, magari dopo aver regalato alla piazza calcistica un altro risultato positivo nel turno prepasquale del giovedì santo con la Casertana. La Pasqua è anche simbolo di unione, di comunione, ed è proprio quello che noi come Brindisi Calcio stiamo cercando, insomma, di fare lanciando questo messaggio, ovvero quello di entrare nelle case dei tifosi del Brindisi per la Pasqua, quindi dare una ventata di allegria biancazzurra alle famiglie brindisine e chissà, magari riavvicinare il tifo allo stadio e vedere il Fanuzzi finalmente pieno come ai bei tempi. E a proposito di questo, giovedì c'è un'altra gara interessante, quella con la Casertana, proprio al Fanuzzi, e allora a questo punto i risultati impongono, tra virgolette, anche un maggior numero di tifosi sugli spalti. Sì, è proprio quella la nostra, diciamo, la nostra volontà, quella di rivolgere un appello ai tifosi per venire giovedì a vedere la partita con la Casertana, che è una partita di cartello, un big match con una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, e noi diciamo, dalla nostra parte cercheremo comunque di rendergli la vita difficile come abbiamo fatto nelle ultime giornate. Damiano, questo è l'uovo, l'abbiamo visto, c'è tanta voglia anche, no, di creare tante novità, ovviamente i tempi sono stretti, le cose da fare sono davvero tante, però sono comunque dei piccoli segnali. Sono tutte iniziative che ricalcano sempre quello che è il nostro spirito, quello che ho detto più volte in conferenza stampa. Noi dobbiamo cercare di attuare sempre più iniziative che avvicinino i tifosi alla nostra squadra. Mi ripeto, il Brindisi è la squadra della città, non è una società che gestiamo per noi, la gestiamo per rendere orgogliosa la nostra città di quello che facciamo e di quello che faremo, quindi anche questa credo sia una novità. Io negli ultimi anni non ricordo un'iniziativa del genere. Ed è comunque un pensiero molto carino per chi è brindisino, per chi ama la sua città. L'uovo di Pasqua nostro è comunque una cosa nuova e carina, secondo me, sì, una bella iniziativa. E nel servizio abbiamo anche sentito che si è arrivati a chiudere un aspetto importante che era quello della vertenza con l'ex tecnico Chianese, anche quello è stato comunque uno sforzo anche economico molto importante ma necessario per arrivare ad affrontare questa ultima parte anche con una serenità che non poteva permettersi una situazione più complicata che poteva scaturire da tutto ciò. Sì, assolutamente, era una cosa da sistemare, noi abbiamo dato seguito ai nostri impegni, è stata una scelta tecnica fatta all'inizio della stagione, e, diciamo, abbiamo pagato quello che c'era da pagare per cercare di avere un clima sicuramente più sereno anche da parte nostra, chiudere la stagione sperando nel migliore dei modi, pensare poi a programmare la prossima, cercando di evitare qualsiasi forma di errore che magari quest'anno per inesperienza ci è potuto succedere. Noi andiamo ad ascoltare anche il capitano del Brindisi, Michele Spinelli, che era presente a questa iniziativa. Ascoltiamo. Solitamente la Pasqua è segno di serenità e il Brindisi comincia ad essere un po' più sereno grazie anche ai risultati sul campo. In vista delle festività pasquali c'è ancora un match da disputare, quello con la Casertana, ma c'è anche questa iniziativa che ci permette di augurare buona Pasqua a tutti i tifosi del Brindisi. Sì, innanzitutto è stata una bellissima iniziativa che ci permette anche di avvicinare il popolo, il nostro popolo biancazzurro. E per quanto riguarda la partita, sarà una partita comunque per noi molto importante per avvicinarci al nostro obiettivo e stiamo cercando di prepararla al meglio ed affrontarla nel modo giusto. Se ci si guarda un paio di mesi fa indietro e adesso poi si riguarda la classifica, il primo pensiero che viene in mente qual è?
Ma il primo pensiero che mi viene in mente è tutto il coraggio e la forza che ci abbiamo messo tutti nel credere nel nostro obiettivo, ma non è ancora raggiunto e quindi siamo ancora tutti sul pezzo per continuare. Auguri? Il nostro augurio è quello di finire al meglio la stagione e di alla fine di riabbracciarci tutti insieme. Il capitano del Brindisi Michele Spinelli, chiedo alla regia di preparare anche il collegamento col direttore sportivo Nicola Dionisio. Damiano, abbiamo ascoltato le parole, capiamo che Brindisi è sempre concentrato, determinato, e lo spirito che abbiamo visto, quella compattezza che dicevamo prima e che più volte abbiamo sottolineato, abbiamo visto in questa fase, in particolare proprio nella fase difensiva. Sì, sì, assolutamente sì, io vedo un reparto difensivo veramente compatto, vedo capitano Spinelli sempre, sempre attento e soprattutto trainare l'altra parte del reparto difensivo ad ottenere sempre risultati migliori. Mi vedo molto concentrati durante la partita, credo che quello che vedo io vedano tutti i nostri tifosi. Siamo sicuramente contenti, ma siamo contenti del reparto difensivo come siamo contenti di ogni reparto della nostra squadra, perché sta dando veramente il massimo. Anche perché poco si dice, tutti i ruoli devono fare i difensori e gli attaccanti e gli attaccanti i difensori, no? Stiamo discutendo di 9 vittorie, un pareggio, una sconfitta nelle ultime 11 partite, stiamo discutendo, sicuramente non possiamo che essere contenti dei risultati ottenuti, anche insperati da questo punto di vista, quindi non possiamo far altro che gioire di quello che abbiamo raggiunto sino ad ora e fare l'ultimo sforzo. Damiano, quanto è stato importante, no? L'abbiamo sentito, adesso nelle parole di Spinelli, l'abbiamo sentito tante volte anche in altri calciatori, questo spirito, questa unione che si è riuscita a creare fra una squadra giovane, molto numerosa, difficile anche, no, da compattare, ma la determinazione probabilmente anche molto dettata dal lavoro che è riuscito a fare il tecnico di Costanzo, che si è riusciti a creare, perché senza questa determinazione, senza questo clima, sarebbe stato davvero complicato, al di là delle qualità, raggiungere questi risultati. È un mix importante, sono tantissimi giovani affiancati a degli over di spessore. Il mister ha fatto sicuramente un grandissimo lavoro cercando di tenerli tutti quanti uniti, giorno dopo giorno. Io ho seguito più volte gli allenamenti con tutta l'attenzione che ci metteva, gli ha trasmesso sicuramente la serenità. Quindi che tu puoi stare agli allenamenti? Ogni tanto io ho qualche difficoltà in più, quindi ogni tanto ci vado, sì, e quindi sono sicuramente tanti aspetti che hanno curato con attenzione, che ci hanno fatto ottenere sicuramente questi risultati. Cristina, dicevamo adesso con il vicepresidente, tanto che lui gli allenamenti li può vedere, quindi un passo in avanti, ma al di là delle battute, no, dicevamo lo spirito, no, che questa squadra è riuscita a creare proprio nel gruppo, nel carattere che poi ha dato questi risultati, oltre agli aspetti tecnici e alle qualità. Beh, sicuramente è stata una crescita parallela, cioè si è avuto il gruppo che diventava squadra, ed insieme a questo c'è stata anche la crescita dal punto di vista tecnico, sì. E quindi secondo me è stato tutto un insieme, un amalgama importante per raggiungere i risultati che fino a questo momento si stanno raggiungendo. Io non vorrei fare anche un po' il pompiere come fa Di Costanzo, come faceva Olivieri, piedi per terra, perché i numeri ancora non dicono che il Brindisi è salvo. Non abbiamo fatto nulla, è giusto, e allora io sono d'accordo e dobbiamo continuare a fare così. Anche perché lo diceva anche prima Damiano nel suo primissimo intervento, le prossime, in particolare 2 gare, no, sono molto importanti, perché poi ci sarà la sosta con i vari recuperi e quindi permetterà di avere un quadro completo anche di come sarà la classifica nel finale. 2 gare erano 3, l'abbiamo detto pure settimana scorsa, no, perché 2 erano scontri diretti, quello di Biceglie e quello del 24 dopo Pasqua con il Nardò, e in mezzo c'è quella sfida con la Casertana. Arrivare al dopo sosta nel miglior modo possibile sarà poi fondamentale per arrivare, no, a quella lotta finale che sarà decisiva. Assolutamente sì, sì, mi ripeto, sì, sono le prossime 2 partite, secondo me sono davvero fondamentali per noi. Dobbiamo rimanere concentrati, umili soprattutto, e cercare di fare quanti più punti possibile, sì, per arrivare comunque alla sfida con Nardò
in una situazione un po' più tranquilla e cercare di ottenere quanti più punti possibile. Sì. Chiede intanto la regia se riusciamo ad avere appunto il direttore in linea, e lo è subito, pronto. Ben trovato, direttore. Buonasera a tutti. Ciao, direttore. Chiedo se possiamo alzare leggermente il volume in studio per ascoltare il direttore. Direttore, parlavamo ovviamente del momento del Brindisi, di questi grandi risultati, ma soprattutto ci concentravamo su quello che saranno le prossime gare, in particolare le prossime due prima della sosta e prima dei recuperi delle altre formazioni. Il Brindisi adesso si è messo in una posizione importante, ma il cammino per consolidarla ha bisogno, lo dicevamo prima, facendo un po' di conti alla mano, di almeno altri 6-7 punti probabilmente, è più o meno così? Sono d'accordissimo, questa è anche la mia previsione. Diciamo che bisogna fare l'ultimo step, fortunatamente ci arriviamo sia fisicamente che mentalmente bene, certo. E quindi grande merito al lavoro che stanno facendo i ragazzi e il mister e tutto lo staff, perché comunque questa era una cosa impensabile fino a qualche mese fa, certo. In realtà stiamo facendo qualcosa di unico, forse anche di irripetibile, perché quando giri a 12 punti nel girone di andata è difficile salvarti direttamente, e noi abbiamo questa salvezza a portata di mano, e quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di raggiungere questo obiettivo, perché ce lo meritiamo per quello che è stato fatto fino a questo momento. Sì, io volevo intanto dire i numeri, come dicevamo prima, non dicono che il Brindisi è ancora salvo. Abbiamo detto anche quanti punti servirebbero, perché sulla quest'anno, carta, sempre, sulla perché carta poi dipende dagli altri risultati. Maledettamente quest'anno si è anche alzata la media dei punti che servono per la salvezza. In realtà che cosa dite in questo momento, cosa vi dite insomma con il mister, con il presidente, come fate per insomma fare anche un po' da pompieri anche voi nello spogliatoio, visto il buon momento del Brindisi? Ma diciamo che tutta una serie di situazioni logicamente legate al nostro modo di operare. È normale che abbiamo trovato la disponibilità di ragazzi che veramente ce la stanno mettendo tutta, e quindi devo dire la verità, noi non eravamo sorpresi e non siamo sorpresi di questo, perché nel calcio il lavoro paga sempre. Quindi noi adesso, ti ripeto, vedi, siamo ancora concentrati, siamo tutti ancora preoccupati per quello che saranno le prossime gare, però siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo assolutamente fare tutto il possibile già da domani, che comunque, certo, ci aspetta una partita difficilissima. Quindi giocheremo contro una squadra che è stata costruita per vincere il campionato e adesso comunque punta ai playoff, quindi pensiamo a questa partita e poi dopo vediamo le altre 5 come si metterà la classifica. Direttore, prima, nella prima parte della nostra trasmissione abbiamo avuto in collegamento Massimiliano Olivieri, che domenica era anche insieme a te in tribuna a Bisceglie. Abbiamo anche ricordato, no, quei bei momenti di quella cavalcata in maniera diversa con l'obiettivo finale, ma comunque anche lì si è trattato di una rincorsa importante fino al secondo posto e quindi fino alla vittoria dei playoff. L'entusiasmo che si è creato intorno e il pubblico che alla fine è riuscito a tornare ad abbracciare questa squadra. Quanto è importante che si arrivi anche adesso a quel risultato come ambiente, oltre che squadra e risultati? Beh, io dico che è fondamentale l'apporto del nostro pubblico, perché voi lo sapete meglio di me, che seguite il Brindisi da tanti anni, e il pubblico è stato sempre la forza, lume in più della squadra. Quindi
Io mi auspico, ma anche i ragazzi, anche il mister, abbiamo bisogno del nostro pubblico, perché adesso dobbiamo fare questo sprint finale e con il loro sostegno diciamo che la cosa diventa più facile, perché comunque nel calcio è stato sempre così, avere il pubblico che ti spinge. Hai fatto bene tu che hai ricordato quell'anno della promozione dall'eccellenza alla Serie D, dove comunque noi tantissime partite le abbiamo vinte proprio perché il nostro pubblico è stato straordinario, i nostri tifosi ci hanno spinto veramente sempre di più avanti, e poi alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo della promozione, che comunque voi sapete meglio di me, vincere un campionato di eccellenza è difficilissimo, soprattutto quella pugliese. Grazie a Nicola Dionisio, direttore sportivo del Brindisi, ovviamente ci vediamo domani al Fanuzzi, direttore. Ciao direttore. Sì, grazie a voi, ciao Cristina, arrivederci a tutti. Buona serata a tutti. Grazie ancora a Nicola Dionisio. Damiano, ripartiamo da questa ultima parte, da questa appunto necessità di recuperare, no? Un ambiente che, lo dicevamo, è collegato anche alle iniziative che dicevamo prima. Non è semplice, no? Perché comunque si viene da una prima parte complicata, da una situazione comunque in evoluzione anche passata, e lo stiamo vedendo, la gente ancora restia nonostante questi risultati, però è necessario perseverare perché non c'è altra strada poi per convincere il pubblico e i tifosi. Guarda, noi analizziamo sempre, partita per partita, il numero di spettatori. Aspettiamo veramente con pazienza che il pubblico diventi davvero significativo, che diventi davvero l'arma in più per noi. Già lo è in questo momento, però noi consideriamo sempre che il Fanuzzi per noi deve essere un fortino, quindi ci aspettiamo che il pubblico ripaghi quelli che sono gli sforzi della società, ma dei singoli atleti, di questi ragazzi che secondo me meritano un pubblico importante, perché oggi chi viene a vedere le partite del Brindisi in un modo o nell'altro sono sicuro che si diverte, vede un bel gioco, vede comunque delle partite combattute, perché loro sono atleti che sudano la maglia, la sudano davvero, la sudano ogni singola partita che vediamo, io le vedo tutte e mi posso dire che per me è un piacere vederle, quindi mi auguro che questo piacere possa essere condiviso da un numero di spettatori sempre più cospicuo, nell'interesse anche di questi ragazzi che hanno sicuramente fatto uno sforzo importante per raggiungere questi obiettivi. E Cristina, tu lo dicevi prima, no? L'occasione è prossima, come si suol dire, perché c'è proprio questa gara con la Casertana alle ore 15, giovedì, domani, allo stadio Franco Fanuzzi, sicuramente una gara interessante tra due piazze importanti, anche una rivalità anche storica tra le due tifoserie, quindi comunque ci sono i presupposti per vedere qualcosa di bello. Assolutamente sì, ci sono i presupposti per vedere qualcosa di bello in campo, e mi auguro sui risvolti, Davide, perché cioè, lo abbiamo detto prima con Olivieri, serve il pubblico per spingere questi ragazzi, insomma, a continuare al più presto a trovare questi punti per la salvezza. Poi dalla prossima stagione, una volta diciamo, salvata la categoria, sarà completamente diverso. No, una volta dopo aver lottato per salvare la categoria, noi programmeremo qualcosa assolutamente per cercare di trascinare il pubblico sin dall'inizio della stagione. Sì. Ed ecco, questi sono i presupposti di cui si riparte, però bisogna adesso cercare questi 6-7 punti di cui stavamo parlando. Sì. E siamo davvero in conclusione per questa puntata che ancora una volta è stata speciale e particolare, perché ovviamente siamo alla vigilia della gara con la Casertana, torneremo ovviamente mercoledì prossimo, una puntata speciale anche Cristina, perché siamo per la prima volta su Antenna Sud Extra, quindi sì. Siamo sul 92 del digitale terrestre. Mi raccomando, terrestre, adesso quindi dovete spargere la voce tra i vostri conoscenti, perché qualcuno si dice ma dove siete? Siete spariti? Non ci siete? Noi siamo sempre qui, siamo su 92 del digitale terrestre, sì. Ma attenzione, chi non potesse riceverci su questo canale, perché magari non risiede nelle province di Brindisi, Bari e Bari,
chat, può farlo tranquillamente seguendoci o sulla nostra pagina Facebook di Antenna Sud Extra oppure in streaming, quindi non, siamo sempre qui, dice Vasco Rossi. Sì. Passione Brindisi sarà sempre sul canale 92, anche Biancazzurra, anche passione Biancazzurra. Oggi ha giocato anche Francavilla, quindi certo, siamo sicuramente a tema, mentre ricordiamo che Antenna Sud Classico, certo, sarà ed è adesso con i nuovi canali sul canale 14, e quindi anche quello è un punto di riferimento per l'informazione sportiva. Antenna Sud 14 ovviamente è interregionale, certo, quindi Puglia e Basilicata. Abbiamo tra l'altro una novità di un telegiornale interregionale di 27 minuti di informazione sportiva, quindi ogni giorno dalle 14.45 vi possiamo deliziare parlando di calcio e non solo. E abbiamo approfittato anche per ricordare tutte queste novità che abbiamo vissuto insieme. Io ringrazio Damiano Possessere, vicepresidente del Brindisi, per essere stato con noi. Ringrazio Gianfranco Melillo e Sebastiano Bufalo che hanno curato la regia della trasmissione. L'appuntamento ovviamente è domani al Fanuzzi, giovedì alle ore 15 per Brindisi Casertana, e poi mercoledì prossimo sempre alle 21 con Passione Brindisi. Ciao, attenzione, Cristina, attenzione, perché c'è un appuntamento che dimentichi: domani pomeriggio, per quei, certo, pochi che non possono essere al Fanuzzi, qualcuno poi potrà anche lavorare, succede, certo, c'è tutta la serie D insomma alle 15.15 qui su Antenna Sud Extra, quindi canale 92, c'è Tribuna Centrale Live serie D. A domani con quindi, chi? Ma chissà, con Cristina Cavallo. Arrivederci, arrivederci, buona serata.